Un Natale magico per Castel di Sangro, dove è stato aperto il villaggio La Miniera, un allestimento unico nel suo genere, realizzato dalla comunità Figlia di Sion, in collaborazione con il comune di Castel di Sangro e la Proloco. Piazza Plebiscito si è trasformata in una miniera, un percorso interattivo per far vivere l'atmosfera magica del Natale a grandi e piccini. Ci sono varie attrazioni, come la stanza di Babbo Natale, dove i bambini potranno incontrare Babbo Natale e gli elfi, scrivere la letterina e ricevere un regalo. Il treno porta carbone, che porterà i visitatori in un viaggio alla scoperta della miniera. La sala dell'orso, ambiente suggestivo, dove i visitatori potranno incontrare l'orso polare, che racconterà loro storie natalizie. Il presepe con gli animali, un presepe vivente, dove i visitatori potranno vedere gli animali della fattoria. Ma non solo, perché sono stati allestiti il mercatino natalizio, un'area dedicata al truccabimbi, dove i bambini potranno divertirsi trasformarsi in personaggi fantastici, tanti eventi gastronomici poi con degustazioni di prodotti tipici abruzzesi, un'iniziativa che ha l'obiettivo di promuovere il territorio, con il villaggio aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20 sino all'8 gennaio. Un villaggio originale, quindi che si ispira un po' a quella che era la storia e la vita dei minatori, con tanti angoli originali, caratteristici. Alle nostre spalle c'è una piccola fattoria che si allestisce intorno a un originale presepe natalizio. È stata una formidabile intesa con la comunità Figlia di Sion, una comunità di ragazzi straordinari che si sono sentiti a questo punto grandi interpreti di un sentimento sociale, che è quello legato un po' alla storia del Natale, alla bellezza, al fascino, alla suggestione, soprattutto per i più piccini, a cui è dedicato questo bel villaggio. Comunità Figlia di Sion è una comunità di recupero per ragazzi con problemi di tossicodipendenza, di alcolismo, disagio sociale, e ci occupiamo appunto di queste problematiche di recupero dei ragazzi, per chi ha avuto un passato, insomma, vissuto nella paura, nel disagio, nelle difficoltà della vita, nella sofferenza, e cerchiamo di aiutare appunto a rinascere a questi ragazzi, a chi ha la volontà di riprendersi.